Bella ragazzi, qui è Cobra di Square, ben ritrovati nel mio canale. Oggi sono qua in una piccolissima guida su come potenziare Eller al massimo. E poi vorrei sottolineare una cosa, ragazzi, nei commenti, ok, bella l'intro, eccetera, ma non dite che l'ho copiata, perché comunque sia, tutti l'abbiamo copiata da una persona che ha fatto un template di un video, di un intro da scaricare per After Effects, quindi ci siamo capiti. Insomma, qua vi farò vedere, appunto, come avete visto prima, sono andato nella mappa, sono andato nella sezione extra per cercare una scatola nera. Intanto qua mi sto divertendo un attimino con una signorina che gli faccio fare un bel volo. E vado, appunto, ho impostato la destinazione nella mappa per trovare una scatola nera. Le scatole nere, ragazzi, si trovano nella sezione extra, nella mappa, appunto. E verranno fuori dei cerchi nelle varie posizioni dove la mappa appunto rileva la posizione vicina della scatola nera. Non è esattamente la posizione esatta, ma comunque sia, le scatole nere di solito si trovano sopra i grattacieli e i palazzi, quindi comunque sapete bene come muovervi. Insomma, voi seguite, appunto. Ma questa cosa qua vale anche non solo con le scatole nere, ma anche con i covi e con le operazioni sul campo, che appunto dopo vi farò vedere anche l'operazione sul campo. Intanto qua sono riuscito a trovare la scatola nera e infatti l'ho recuperata. Io vi dico, questa è la nuova storia, l'ho ricominciata. Finendo il gioco vi darò l'opportunità di ricominciare la storia con tutti i poteri che avete sbloccato nella storia prima, appunto, la storia precedente. Quindi, appunto, come vi farò vedere in questo momento, adesso starò per trovare le operazioni sul campo. Come vedete, ci sono dei piccoli cerchi che partono, impostate la destinazione e voi raggiungete appunto la destinazione. E di solito quelle operazioni sul campo sono dei piccoli quadratini isolati al centro del mondo. Infatti, come vedete, in questo momento c'erano dei piccoli quadratini. E ovviamente sono riuscito a trovare i soggettini per le operazioni sul campo. In questo video vi farò vedere anche vari poteri che vi potrà permettere di sbloccare James Heller e quanta forza può scaturire questo personaggio qua avendo tutti i poteri al massimo. Io ho tutti i poteri al massimo, appunto, però non ho le abilità al 100%. Vi farò vedere adesso tra un po' tutte le caratteristiche, eccetera. Ho sentito dire che comunque Alex Mercer, dicono che era più agile, era con due salti saltava un grattacielo. Vi posso assicurare che magari sì, forse un po' di più lo era. L'hanno fatto un po' più realistico, un po' più meccanico come personaggio. Però anche Heller al massimo, ragazzi, può fare tutto. Come vedete qua, ho tutti i poteri al 100%. E ovviamente qua la storia è ricominciata, quindi le mutazioni. Vedete qua, io non c'ho tutto, non c'ho tutto, non c'ho tutti i quadratini pieni. Ma ovviamente con la nuova storia riuscirò ad arrivare fino in fondo. Come vedete qua ho tutti i poteri al massimo, tranne questi qua ovviamente che si sbloccano con la storia principale, che si azzerano una volta che la rifate, la ricominciate. E ora vi farò vedere anche le sfide Radnet, bisogna completare anche gli slash backnet. Come vedete qua ci sono le ricompense. Ci sono le skin giocatore, che c'è quella di Alex Mercer che si sblocca completando tutti gli eventi Radnet. Poi qua ci sono i bonus, che gli incentivi per la prenotazione, avendo sbloccato comprato la Collector Edition. E poi qua ci sono tutte le sfide che si possono confrontare insieme ai vostri amici del PSN. Insomma, ragazzi, a me Prototype piace veramente tanto, mi è piaciuto veramente tanto. Devo ancora finire la seconda volta, penso di riuscirci comunque prima dell'uscita di Max Payne 3, perché comunque Max Payne 3, ragazzi, veramente lo aspetto tantissimo. Come vedete qua, attacco, combattimento fino alla fine, ce li ho tutti sbloccati, come vedete in questo preciso istante, e si sbloccano semplicemente trovando tutte le operazioni sul campo, tutte le i covi, i slash backnet, eccetera eccetera. Ora mi sto avventurando nelle zone d'allerta per fare un po' di casino, per farvi vedere insomma anche tutti i poteri al massimo, tipo martello e roba varia, tentacoli, la lama, la frusta. E in questo momento vi farò vedere come disintegrare un carro armato semplicemente con un tasto. Come vedete, finisci triangolo oppure Y sull'Xbox 360 e si sbloccherà ovviamente andando avanti nella storia, che vi darà l'opzione di
completando, aumentando di livello e sbloccando dei quadratini appunto nel menu delle opzioni, di finire con un colpo solo elicotteri e carri armati, quindi e veicoli militari, insomma. Niente ragazzi, ora sono qua che sto cercando una fase di allerta, ma detto tutto questo vorrei aprire una parentesi. Come avete notato è un po' di tempo che non pubblicavo un video, e di solito io sono uno che pubblica un video al giorno. Sì, perché ragazzi sto passando un brutto periodo io, un brutto periodo tra lavoro e vita fuori dal lavoro. Non sto passando un periodo bellissimo, tantissimi problemi, e spero che prima o poi si risolvano, ma non vi starò di certo a dire i problemi che ho. Vi dico semplicemente che se non vedete video per un po' di tempo è per quello, perché comunque ho un sacco di problemi che spero di risolvere il prima possibile. E poi ho fatto un post su Facebook, nella mia pagina Facebook, ovviamente se non l'avete ancora fatto mettete mi piace, c'è il link sia nel canale che nella descrizione della mia pagina Facebook, oppure semplicemente nella fase di cerca scrivete Gabo di Square. Ah, qua ho attivato il potere capobranco, ovviamente ho 3 barre di massa e ho indicato attraverso il tasto L2R3 di attaccare il carro armato, e infatti con un colpo semplicemente l'hanno disintegrato. I miei bruti sono veramente spettacolari ragazzi. E stavo dicendo, ho fatto un post dove dico che creerò un torneo di MV3. Ragazzi, creare un torneo di MV3 uno contro uno con in palio Black Ops 2, sì, è una bella idea. Ecco, qua c'è un bel tuono ragazzi, veramente un tempo della Madonna per uscire, 1° maggio. E stavo dicendo del torneo, sì, e torneo di MV3. Io ho provato a fare un post, ho ricevuto un sacco di mi piace, quindi vedo che comunque l'idea piace per i 5.000 iscritti ovviamente. E solo che ragazzi, un'altra parentesi, qua c'è un'altra sto facendo vedere un sacco di cose. Afferrando un nemico e premendo quadrato c'è la bomba biologica, che praticamente inietta una bomba appunto nel cadavere, nel corpo del nemico, e potete scagliarlo contro qualsiasi cosa e vedrete che avrà i suoi frutti. Quindi penso che adesso ho finito di spiegare un po' le varie abilità di James Heller. E stavo dicendo, il torneo di MV3 è una cosa difficile da organizzare, perché non voglio farlo solo su PS3 ma anche su Xbox, quindi entrambi le piattaforme. Io non parteciperò perché sarebbe controsenso partecipare a un torneo creato da me, e magari dopo che il vincitore ha vinto sarei lieto di combattere contro di lui su PS3, ovviamente, perché non avendo il gioco per Xbox 360 non riesco a giocarci. E quindi ragazzi, vi rispondo già qua subito, per ritornare a MV3 aspettate, vedo di organizzarmi, sentire magari qualche sito se è intenzionato a sponsorizzare appunto questa cosa. Adesso sono entrato in un nuovo clan negli End e spero che comunque sia col fatto che magari conosca staff della FCV, della Federazione Italiana Clan War, magari anche loro aiuto, adesso comunque mi informerò, a creare questo torneo e speriamo che tutti possano partecipare, perché ragazzi non posso far partecipare 5.000 persone, ovviamente le partecipanti saranno una trentina, una quarantina per piattaforma, per PC non penso di organizzarla, e quindi voglio adesso divulgarmi troppo in questo commentary ragazzi. Per questo io vi saluto, spero che vi dispiace ragazzi per magari la mia enfasi in questo video non è stata al massimo, ma come vi ho detto prima non sono nelle condizioni adatte di fare un commentary, però comunque sì, ho voluto provare a soddisfare un po' i vostri occhi con questo video e spiegarmi un po' bene le abilità di Heller. Chiedo immensamente perdono se in questo video non sono stato carismatico e simpatico come in tutti, più o meno la maggior parte dei video che ho fatto fino ad ora, ma ragazzi insomma mi sono abbastanza spiegato. Presto si pubblicherà anche video di delle Forever Weapon Mob del soldato Ryan, che comunque sia, vedo che è una rubrica abbastanza seguita, anche perché prendere
perché MV3 faccia parte ancora del mio canale, perché io, come vedete, non pubblico più video di MV3 da un sacco di tempo. Prima o poi comunque tornerò anche lì per farvi qualche video e farmi tornare a vedere, insomma, un po' le mie abilità su Call of Duty. Quindi ragazzi, tutto, vi lascio alla fine del video, un saluto qui da Gabbo di Squared, da Modena, con un bel tempo di merda, bella raga. Non è più sul radar. Bersaglio è svanito.